e dal loggiato di Castelnuovo Garfagnana per questo pomeriggio di Selvaggia. Siamo a chiacchiera con persone illustri, importanti, parliamo di erbe spontanee, di fiori e di gemme, e quindi adesso voglio dei telegrammi da loro, ma il primo telegramma è da questo meraviglioso pubblico. Grazie di essere con noi. Guido Vannucchi, fotografo, esperto di enogastronomia, ci ha portato una delizia incredibile, perché avevamo una lacuna a Selvaggia, vale a dire i liquori fatti con le erbe. Ce ne sono tanti in giro, ma non sono proprio liquori eccezionali. Alcuni sono di erbe, ma in realtà solo sull'etichetta, perché vengono fatti chimicamente. Altri sono fatti in casa, alcuni li fanno bene, alcuni proprio no. Ma questo è un vermut particolarissimo, il vermut di Lucca. È il vermut di Licrisio, è il nostro vermut, il vermut lucchese, il primo vermut dedicato alla città di Lucca da un grande appassionato che è Baldo Baldinini. E quindi saluto tutto il pubblico di Selvaggia, che è stato calorosissimo. Questo è il numero zero, ma questa è una manifestazione che farà parlare di sé. Grazie. Grazie a te, e nella prossima edizione io spero, insieme a Cristiano Tomei, che salutiamo con tanto affetto, e con tutto il vostro staff, di avere scusate, di avere un altro anno una produzione di questo vermut da vendere, da degustare qui a Selvaggia. Professor Bedini, io in mano ho un Deplian eccezionale, Giardino Botanico Maria Anzaldi, Pania di Corfino, un giardino che da qui in avanti si può anche visitare, non c'è più la neve. Certamente, appena la neve va via, dal metà giugno fino a settembre, 70 erbe alimentari spontanee, sono la collezione alimurgica, e in più ambienti, boschi, piante di palude, piante del bosco, del sottobosco, tutte da vedere, tutte da scoprire, in itinerari facili facili e con le guide botaniche, sempre a disposizione. Grazie. Bene. Stefano, benvenuti, professore all'Università di Pisa. Stamani, insieme a Marco Pardini, a Ivo Poli, in mezzo alle selve qui della Valle del Serchio, hanno raccolto erbe più di 50 persone che sono arrivate da Firenze, da Livorno, da Pisa, per raccogliere e imparare a riconoscere le erbe. Scherzando, a pranzo abbiamo detto che ci sono anche le erbe invisibili. Che sono? Allora, abbiamo coniato questo termine, che è piaciuto moltissimo a Fabrizio Diolaiuti, per intendere che gran parte degli usi alimentari, medicinali e ornamentali di queste erbe sono invisibili agli occhi, per cui sta a noi cercare di vederle attraverso la conoscenza con i vari testi che ci sono di botanica, di usi etnobotanici, ma anche e soprattutto con queste giornate dedicate a un'esperienza, diciamo, non solo floristica ma anche sociale, perché si imparano sempre delle cose che nel mondo delle erbe sono di solito tramandate verbalmente, e quindi in questo caso si può veramente passare delle giornate assolutamente all'insegna del piacere e del buon vivere. Marco Pardini, naturopata, l'uso complesso delle erbe che servono per mangiare, servono per curarsi, servono anche allo spirito, vero Marco? Diciamo che se dovessi fare uno spot, parlare in pillola a chi ci ascolta dalla televisione, vorrei dire che in un'epoca così globalizzata, dove sembra che l'identità di tutti quanti noi diventi omologata in una sorta di grande calderone senza più anima e struttura, vale la pena di fare anche, si deve fare un turismo consapevole alla riscoperta di quelle che sono radici, che sono appunto radici che affondano nell'antropologia, negli usi, costumi. Le piante possono essere una porta che si apre su una conoscenza vasta,
che ci racconta qualcosa di unico che si è conservato in questa valle che è la Garfagnana, dove le piante medicinali ma anche quelle alimentari talvolta sono anche la stessa cosa, parlano un po' del carattere vostro, del carattere di noi apuani, che in un mondo in cui tutto sembra così spersonalizzato, io credo si possa anche essere globali parlando delle nostre tradizioni, della nostra cultura, portando in eredità ciò che siamo, aprendo la porta e facendolo conoscere anche a un danese, a un tedesco, perché è molto importante che questa similitudine tra i popoli si incontri per scoprire quanta ricchezza abbiamo, spesso insospettata nel retroscena di gesti semplici, tradizionali, che invece ritengo essere pieni di magia e di poesia. Bene, Cesare da Prato, la minestrella di Callicano. Vedete, varia a seconda della stagione, ora siamo in un momento importante, tutti questi erbi, che succede il 19 a Callicano? Perché Selvaggia è la festa delle erbe, dei fiori e delle gemme che si tiene qui a Castelnuovo Garfagnana. A Callicano ci sono tre cose di Callicano, cosa sono? Vediamo se le sa, si metta la cuffia. Le focaccia leva di Callicano, il fagiolo fico di Callicano e la minestrella di Callicano. E ai più buoni ve la faremo assaggiare, ai più buoni in fondo ve la faremo assaggiare. Gli erbi si raccolgono dove? Si raccolgono nel coltivato, se c'è, perché non è facile trovare ora campi coltivati, se no nei prati selvaggi. Selvaggi, difatti gli erbi spontanei, selvaggi, nella tradizione, la minestrella di Callicano. Il 19 aprile, domenica, l'associazione Buffardello Team e il comune di Callicano organizzano una giornata dedicata alle erbe spontanee, selvagge e alla minestrella. Il ritrovo è alle 9.30 sotto il comune di Callicano. Sarà una giornata come quella che avete trascorso qui a Castelnuovo. In più ci sarà una degustazione sia di minestrella di Callicano sia di focacce leve di Callicano. Venite numerosi. Eccoci. Oh, gli ho detto, parla della minestrella, facci un telegramma. Si è fatto uno spot, uno lei spot ha fatto bene, per perché nessuno diventa ricco. Noi siamo una situazione no profit, quindi no, ogni... Hai fatto benissimo. Te l'ho suggerito io, è andata bene, e quindi noi continuiamo a parlare qui a Castelnuovo Garfagnana, ma salutiamo tutti insieme gli amici che ci stanno seguendo per i colori del cerchio su Noi TV. Ciao agli amici a casa, ciao! Andate per erbi, vi divertirete, ci guadagnerà la salute e anche il vostro portafoglio. Insomma, abbiamo fatto mischiato, abbiamo raccolto di tutto e credo che sia proprio un legame con il territorio anche della vostra vallata. Sì, questo ci tengo a dirlo in maniera particolare, la raccolta delle erbe spontanee fa parte della tradizione di ogni famiglia della nostra valle, della Garfagnana. E quindi ecco, credo che in questi due giorni gli abbiamo dato il giusto riconoscimento in questa tradizione, in un'identità forte del nostro territorio. Andrea Tagliasacchi, che ha creduto fortemente in questa manifestazione, per darci un saluto e poi andare all'atto finale di questa prima edizione del Selvaggia, festa degli erbi spontanei, dei fiori e delle gemme. Allora Andrea, li abbiamo fatta alla fine. Sì, devo ringraziare Fabrizio Dell'Aiuti, devo ringraziare Pardini, professori, come si chiama? Benvenuti. Bellini, ecco, tutti, Lido e tutti. Ecco, tutti coloro che hanno partecipato a questa manifestazione, una manifestazione molto importante per tutta la valle, per tutta la Garfagnana, ha avuto un eco sulla stampa importante, anche in queste ore sono passati giornalisti, ma soprattutto anche esperti del mondo della natura, del mondo anche della cucina, grazie anche agli importanti contatti. Quindi si è creato qualche cosa di molto molto positivo. Vorrei ringraziare anche tutti gli espositori, i ragazzi, i giovani che stanno investendo e stanno credendo in questo settore, che io vi ascoltavo, no? Non c'è soltanto, ed è fondamentale, l'aspetto della cultura, l'aspetto del rispetto della natura, eccetera, c'è anche l'opportunità di creare posti di lavoro. Queste zone hanno
una possibilità di sviluppare turismo in maniera intelligente puntando su queste cose. Io penso che per tanti sia stata una giornata diversa, una giornata bella, una giornata importante, proprio perché fuori da certi schemi anche tradizionali. Ecco, la nostra zona è questa e se noi la facciamo conoscere avremo sempre più gente. Ecco, noi puntiamo a questo e anche sempre più gente che sa interagire con queste cose. Ci hanno raccontato di esperienze bellissime, le persone che questa mattina sono venute hanno fatto un giro, hanno trovato le erbe e soprattutto l'ultima cosa che voglio dire, queste cose che voi sentite qui ora da professori, da specialisti, toccano una corda che a me preme particolarmente, ma credo a tanti di noi preme particolarmente, cioè la corda delle nostre radici, della nostra tradizione, dei nostri nonni, dei nostri genitori, cioè di chi in queste zone ha vissuto il rapporto con le cose di cui discutevamo oggi, le erbe, la natura, lo ha vissuto in maniera particolare, perché per tanto tempo l'agricoltura qui è stata agricoltura di sopravvivenza e quindi il rapporto con queste erbe è un rapporto diretto di conoscenza, ma anche appunto di saperne trarre tutti i benefici possibili, compreso quello appunto di poterci vivere, quindi di poterci mangiare. Quindi andiamo a toccare una corda straordinaria che è quella della nostra memoria e dell'identità e di rispetto verso chi ci ha preceduto, nello stesso tempo naturalmente di un elemento di identità che è un valore aggiunto anche per la promozione culturale di questa zona. Io non so tradurre in parole tutto quello che è stato questa manifestazione in questi due giorni, so che è stata una cosa bella, di questo ringrazio tutti voi, ringrazio Fabrizio Di Olaiuti che ha avuto questa idea e io penso che siamo solo all'inizio. Grazie a tutti. Grazie a te Andrea.